È un trono dove mi siedo e accarezzo il mio levriero. Diciamo una delle cose più belle che ho come vibe. Oggi siamo a casa del ragazzo d'oro del rap italiano. Uno che ha sicuramente cantato una delle hit della vostra vita. Un vero gentleman. Come Sinatra, Mr. Cosimo Fini. In arte, Gué Pequeño. E noi siamo arrivati fino a Lugano per incontrarlo. Inizia MTV Cribs Italia. Antigua, cosa fai lì? Pensavi veramente che era quella? Già mi hai fatto svegliare presto. Benvenuta a casa mia, prego. Bella MTV, questa è una parte molto importante del mio living, che è una libreria, diciamo, poliedrica. È un po' una vetrina delle mie passioni più grandi. Chiaramente il cinema in primis, c'è una selezione di alcuni miei DVD preferiti, questo è Christopher Walken, il mio attore preferito. Questo libro su Cronenberg, che è il mio regista preferito. E poi ci sono un po' di film, c'è una collezione di Stanley Kubrick, c'è qualche hit italiana, City of God, da cui ho preso il mio nome d'arte, non poteva mancare. Dai, raccontacelo! C'era questo protagonista che era un ragazzino, si chiamava Dadinho, che poi subisce un rito di iniziazione e diventa Zé Pequeño. Quindi questo mio amico disse, ah, Gué Pequeño, allora tutti a ridere, nacque come una cosa da ridere. In realtà il mio nome è Gué Guercio per l'occhio. Serie TV, c'è Breaking Bad, il cofanetto con anche Heisenberg. Diciamo che praticamente per ognuno di questi film, che è solo una piccola selezione, sono stati citati nelle mie rime almeno più di una volta ognuno di questi film, di queste serie, quindi... Questo è veramente una hit, l'ho comprato a Tokyo e ha tutte foto originali dell'epoca. Ci sono alcune perle come questa, che voglio dire. Non so se cos'è meglio tra il cappello di John Travolta e quello di Bruce Willis. Come vedete qua ci sono anche dei libri, la differenza qual è? Che questi pochi libri che ci sono li ho letti tutti, almeno non sono per bellezza. Quindi ci sono dei grandi classici anche qua che sicuramente ho preso ispirazione senza dubbio. Italiani, stranieri, c'è Don Winslow, questo forse è uno dei miei autori preferiti. C'è Sorrentino ovviamente, che è il regista, uno dei miei registi preferiti, questo è un libro fighissimo. Guarda che libro consumato, si vede che l'ho letto. Qui è pieno di pezzi da collezione. Vogliamo sapere tutto. Venendo verso di qua, questa è un'opera fatta sul marmo dal mio amico Nazareno Biondo, come del resto questo pugno di Fabio Viale, super famoso. È uno dei miei scultori e artisti preferiti attualmente. Lavora il marmo e lo tatua. Questo quadro è fatto da Marassana, ha una particolarità che è fatto con i guantoni. Lui, essendo un ex pugile, col colore, diciamo, prendendo a pugni la tela, crea l'opera. Quando poi, diciamo, ti dà l'opera, ti dà il guantone con cui l'ha fatto e dentro c'è la bombola. Che hit! E poi, tutto il design. Questo è Cavs, che viene dai graffiti. Rotella. Vieni MTV, vieni pure qua, non aver paura, c'è solo gran cultura, pure la rima ho fatto. Questo vedi un luogo dove mi acculturo, dove leggo libri di fotografia come per esempio questo, dove leggo, guardo. In realtà lavoro anche, ma comunque diciamo sono in una zona artistica perché sono circondato da opere. Qui ho i miei vinili, alcuni storici che tengo da... un po' di pubblicità. E poi ho molti vinili anche... che colleziono da... questi ce li ho proprio da quando ho 18 anni.
Il vinile secondo me è un oggetto che non può mancare per ogni musicologo, però poi capisco che ci siano i fanatici del digitale, però per me poi essendo un fanatico della cultura hip hop non posso stare senza vinili, quindi non è che li suono tutti i giorni, però mi piace avere il giradischi, mi piace averli accanto a me come vibe. Qua per far capire MTV le hit che ho, prendiamone uno a caso e guarda cosa tiro fuori. Tiro fuori Bounty Killer featuring Fugees. Questa roba è veramente una perla, parliamo del 96. Quel video lo mandavo in onda quando tu avevi 16 anni. Uè, dove sei andato? Uè, biglietto dov'è? Dai, scherzo, vieni, entri in museo gratis MTV. Qui c'è un po' di tutto. Qua al centro abbiamo questo fantastico cimelio. Devo ringraziare il mio amico Gigi per avermi fatto questo regalo, che è, diciamo, una delle cose più belle che ho e che terrò sempre nel mio cuore e nella mia casa, nelle mie case, però in particolare queste qua. Questo quadro ha fatto un artista di Los Angeles, Sophie Kipner, è una figata perché praticamente lei l'ha dipinto così. Cioè, guardando la foto e lei non guarda mai la tela. Questa è una figata, l'ha dipinto così. Infatti è venuto così. Beh, questa è la copertina originale, questo è il quadro. Ma ha fatto anche più bello. Mazza MTV, come sei invadente. Pure in camera da letto puoi venire, eh? Vabbè, vieni, va. Questo è un luogo magico. Da qua si possono effettuare varie riflessioni guardando fuori, qua c'è una vista sulle montagne. Poi abbiamo uno specchio panoramico per essere certi di non perdersi nessuna visuale. Ma soprattutto, questo ti racconterò MTV, questo letto è un futon, che è un letto giapponese, perché io dormo bene sul duro, in più attutisce gli urti. Ci sto comodo e lo uso, cioè spero di non cambiarlo mai. E di MTV, questa casa è molto artistica, è molto stilosa, ma è molto disorganizzata. Per esempio, qua c'è una parte di armadio, solo che non so bene neanche dove vestirmi esattamente. Però qui abbiamo, per esempio, uno scompartimento che contiene il mio oggetto di vestiario preferito, che è la tuta. Purtroppo la società ci impone di metterci jeans e a volte anche dei vestiti, ma io vorrei vestirmi sempre in tuta. Con dei pezzi incredibili old school, come puoi vedere da questo materiale, comunque stile soprano, ciniglia, e chi più ne ha più ne metta. L'avventura continua di qua, e qui vabbè, qui abbiamo tute di ciniglia gessate, abbiamo tute svarovscate, designer trapuntate, questa è seta e velluto insieme. Tra l'altro io sono stato, penso, uno dei primi, non il primo in Italia, tra le altre cose che ho fatto primo nel rap game è stato fare questo pezzo dedicato alla tuta di felpa. Dopodiché molti artisti hanno fatto dei sequel sempre dedicati alla tuta, però l'original, il primo, è tuta di felpa. Bella MTV, questa è un'altra sala favolosa. Non saprei come definirla perché in realtà è un po' lavoro-piacere, no? Quindi diciamo il piacere. Qui c'era un palo da lap dance, ma purtroppo mi è stato fatto togliere da poteri alti. Qualcuno ci ha fatto una soffiata! È stata la mamma! Qui abbiamo ancora pezzi d'arte, questi sono Cavs, c'è un loro fratellino che vi ho fatto vedere di là. Un disco di platino qua e là, insomma c'è un po' di tutto. Questo deck di Scarface insomma è un caposaldo, non può mancare. Devono esserci continui riferimenti a Pacino e a Scarface in ogni casa che si rispetti. Come faceva quel tuo pezzo? The Ice, Chico, They Never Lie. Qui abbiamo Murakami, Tomoko Murakami. MTV, attraverso l'arte ho delle istruzioni per te. Non parlo, non sento, non vedo. Poi diciamo che traghettandosi poi al fuori abbiamo anche, diciamo, una spa pre-jacuzzi solitamente, ci si può fare una sauna. Bene, MTV, qui è dove festeggiamo ogni singolo disco di platino, quindi fortunatamente c'è tanto da festeggiare.
Al prossimo disco di platino ci aspettiamo un invito. La location parla da sola. So che vorresti fare un bel bagno, MTV, ma non è né stagione né il momento. Vieni che ti faccio vedere qualcos'altro. Questo è uno dei miei pezzi preferiti. Forse MTV l'avrei vista nella serie Lupin, di Driade. È un trono dove mi siedo e accarezzo il mio levriero, il mio fido levriero. Abbiamo delle pellate, delle camosciate, dei pezzi in cavallino. Altro cassetto segreto, qui abbiamo dei... Questo è un Yves Saint Laurent degli anni 80, stile Manny Ribera in Scarface, presi a Miami. Qui c'è una collezione di Casal invidiabile, da quelli più antichi, simil vista. MTV, a te starebbe bene anche questo. Questo è un vintagissimo, bello mascherinato. Bellissimi! Se solo potessi metterli! Questa è un'estensione dell'altro guardaroba, un po' più classica. Abbiamo alcune memorabilia, alcuna collezione di Kangol. Qua abbiamo degli autentici pezzi di storia. Questo è l'abito con cui ho cantato a Sanremo assieme a Mahmood, l'anno in cui vinse. Qui abbiamo un sacco di vestiti personalizzati. Questa è un'occasione del mio album Gentleman. Questo è un bomber realizzato da Uther per Santeria, disco con Marrakesh. Questo è un vestito che ho usato per suonare a Forum d'Assago, interamente fatto di Swarovski. Abbiamo una collezione di maglie da calcio, autografate, personalizzate, regalate, spesso con autografi. Io non seguo in realtà il calcio, però massimo rispetto per tutti i giocatori che mi hanno regalato le maglie. Ecco, MTV, il frigo piangeva, però ha fatto due telefonate e abbiamo apparecchiato tutto, hai visto? Quindi, problema risolto. Allora, l'angolo destro, Mark Lucas e Igor Grebesic, che sono i miei filmmaker e i miei fotografi da sempre. Abbiamo realizzato... Scusate, ci mangiamo un salame. Abbiamo realizzato insieme un sacco di video e scatti iconici, tra cui la copertina di Ivero, la copertina di Mr. Fini, alcuni tra i video più fighi della mia produzione, come Squalo, come Cico ultimamente. Al centro Davide Ulloa, che è il mio braccio destro, e alla griglia il grande Master Aldo. Dai, Aldo, che è grigliatore, Aldo, maestro di box, maestro di vita e personaggio chiave. Hot and spicy e taste. Mi sa che a casa di Guè è sempre festa. Brindisi MTV, MTV, grazie. Come fa Baglione? È stato bello, però tutte le cose belle hanno una fine, quindi gentilmente ti invito alla prossima volta. Grazie, un bacione MTV. Sei sempre benvenuti, però no, dai. Ciao.